Buongiorno, benvenute e ben ritrovate. Sono Roberta De Marchi e siamo qui per guardare assieme il nostro bellissimo blocco numero 4 del nostro Mystery Quilt Non ti scordar di me. Allora, siamo arrivati fino al 4. Com'è andata con i primi tre blocchi? Avete fatto tutto e tutto bene? Mi sembra da alcune foto che ho visto che il lavoro proceda a gonfie vele. Allora, il blocco numero 4 è anche questo tutto di patchwork. Vedete che li abbiamo un pochino alternati, così non vi annoiate, anche perché di questo blocco ci saranno tanti pezzi da fare. Allora, come ben sapete, questo è un video introduttivo. Subito dopo il video ci sarà il post sui social, sia su Facebook che su Instagram, che voi dovrete a vostra volta ripostare nel vostro feed, nella vostra pagina o nel vostro profilo, in modo tale da ottenere il codice per scaricarvi le dispense del blocco numero 4 del Mystery Non ti scordar di me. Allora, questo è il blocco numero 4, che è realizzato tutto a patchwork, quindi taglia cuci, non c'è niente di appliqué fatto a mano. Allora, di questi blocchi, come per il blocco numero 2, avevamo, vi ricordate il blocco numero 2, vero? Avevamo il centrale che si ripeteva per tutti i blocchi. In questo caso, nel blocco numero 4, abbiamo il centrale, due tipi di centro che si ripetono per quanto riguarda il centrale, scusate, e io ho utilizzato questi due tessuti. Però all'interno del vostro kit potete scegliere il tessuto che più desiderate di questa misura, potete ripeterlo o potete comunque farli tutti differenti. Tessuto ce n'è per fare tutto ciò che desiderate e farlo secondo il vostro gusto. All'interno delle dispense che troverete quando riposterete il post, ci saranno tutte le misure, le misure di taglio e le quantità, lo schema di montaggio. Eccolo qua. E naturalmente, sempre come si fa il flying ease, perché anche in questo caso, se volete, potete fare il flying ease o con un metodo tradizionale, quindi con quadrati e rettangoli, oppure con la mia fantastica squadretta flying ease. Noi adesso utilizzeremo questa per comodità. Cos'altro vi devo dire? Che sotto questo piccolo video troverete un codice sconto per poter acquistare anche questa volta il kit scontato, e che a questo post, per tutti coloro i quali hanno acquistato il kit e hanno ripostato il mio post, ci sarà un video allegato che spiegherà come costruire il nostro piccolo blocco. E altro da dirvi? Sì, di questi blocchi nelle dispense troverete anche la quantità. Diciamo che questo è il blocco più numeroso, e tant'è che ne dovete fare un po', però non vi annoierete sicuramente. Perché? Perché ci sono tanti tessuti bellissimi che si possono scambiare e intersecare tra di loro, perché li potete mescolare, e comunque, essendo tutti in nuance, il risultato è sempre piacevole. Confido in voi. Quindi ora vi lascio, guardate il codice sconto e ci rivediamo tra un po' per la condivisione del post e per tutte le signore o i signori che hanno comprato il mio kit. Ci rivediamo con il prossimo video. Grazie, e prima di chiudere tutto diciamo tutti assieme la nostra solita parola magica: cucite, 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 e grazie.